Allora ragazzi, oggi siamo qui con Subnautica, pronti ad iniziare una nuova avventura e partiamo subito. Spiego mentre andiamo. Vai, premi un tasto qualsiasi, vai. Ok, capsula di emergenza, si presume. Minchia, ci è arrivato un pannello di metallo in faccia. Ok, siamo svenuti ma ci siamo risvegliati. Va tutto a fuoco. Direi di spegnere. Perché sta musica che spinge così? So che dovrei spegnere il fuoco, però. Madonna. Ok, dai, vai, vai, basta, 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 basta. Leva, leva tutto. Oh, bene. Ok. Cos'è? Ah, tablettino. Si è avviato in modalità di emergenza con una sola direttiva: tenerti in vita in un mondo alieno. Figo. Allora, dovete sapere che io a questo gioco non ci ho mai giocato seriamente. Cioè, proprio l'ho aperto 2 secondi, basta. Non ho mai fatto niente. Quindi lo scoprirò. Credo che mi piacerà perché è un gioco molto simile a The Forest, come survival. Ok, Madonna, ma è gigantesca la nave da cui ci siamo schiantati. Ok, questa è una capsula di emergenza. Allora, come survival è molto particolare. Perché, come ben sappiamo. Comunque, buttiamoci. Ok. Allora, le basi, proprio basi basi, le so. Allora, io so che posso raccogliere i pesci qua e là, e poi vabbè, li posso cucinare per farci del cibo, quindi ne prendo un po'. Raccogli sbircione, ok. Rompi il calcare. Minerale di rame. Ah, ok. Fungo acido. Vabbè, poi vediamo cosa serve tutto per craftare cosa. Ok, allora rientro un attimo. Questo è il fabbricatore, ok. Ok, posso fare il cibo cotto. Oddio, quanta roba. Allora, nel tablet posso guardare. Ok, si posso guardare il crafting. Allora, titanio. Va bene, va bene. Qua c'è qualcosa. Ah, questa è una cassa, tipo. Ok, c'è già delle barrette e dell'acqua. Razzo di segnalazione. Fonte di luce monouso utile per distrarre certi predatori. Portiamocela dietro noi. Non si sa mai. Mangio. E poi vabbè, me ne porto uno dietro perché male non fa. Porto anche l'acqua. Ok, continuiamo a esplorare. Cerchiamo cose da raccogliere. Il fatto è che Subnautica mi fa pensare a una cosa molto interessante. Ovvero il fatto che molto spesso nei survival esiste una componente terrestre e poi la componente marina, acquatica, quello che è. Spesso succede che siano sbilanciate le due cose, nel senso che o il gioco è concentrato sull'ambiente terrestre oppure è concentrato sull'ambiente acquatico. È una cosa che a me dispiace molto, perché tipo The Forest per me è un bel gioco. Vecchiotto, chiaramente, è un po' scarno di roba perché ci sta. E adesso che esce Sons of the Forest, io spero che ci sia il giusto equilibrio tra ambiente marino e terrestre. Perché comunque ti dà il senso di essere in un mondo vero. Perché alla fine, se manca un punto da esplorare in un gioco, una cosa come l'ambiente acquatico, il mare, ti fa pensare che il gioco sia incompleto. E Subnautica è interessante perché Subnautica è incentrato tutto sott'acqua e tra l'altro in un mondo alieno. Comunque quest'aerosacco guardato e serve per craftare l'acqua. Quindi è molto utile, lo prendiamo. Poi ho raccolto questi rottami che ho visto che li posso smontare per prendere del titanio. Allora io vorrei craftarmi bombola di ossigeno.
3 di titanio servono. Ok, vabbè, li faccio easy. Coltello da sopravvivenza, gomma siliconata, semiaggrappolo di creepvine. Ah, questi li ho visti prima. Sono le creepvine, le ho viste prima. Ho visto che c'erano i grappoli attaccati sopra. Intanto mi mangio una Pringles. Eccole, dovrebbero essere queste alghe molto molto grandi. Ecco, laggiù. Laggiù ci sono i grappoli. Ragazzi, è veramente bello come tu vai in una zona. E anche se è difficile caratterizzare i biomi in un gioco così, cioè tu percepisci il cambio di fauna marina, di piante, di tutto. E anche il colore dell'acqua, perché qua l'acqua è tutta verde. Ed è fantastico. Io adoro questo gioco. Madonna, ma i semi occupano un sacco di spazio. Perché? Perché così tanto? Ok, mi ha detto l'intelligenza artificiale che ci sono delle radiazioni dovute all'astronave che si è schiantata. Bene, molto bene. Allora, ci craftiamo la gomma. Ne craftiamo un po'. Un grappolo mi dà 2 pezzi di gomma. Ah, posso farci anche del lubrificante. Derivato naturalmente lubrificante a base di olio, applicazioni industriali. Facciamolo. Ci craftiamo l'acqua con tutti gli aerosacco che abbiamo preso. Quanti cavolo di aerosacco ho preso? Ma non pensavo di averne presi così tanti. Ok. Strumenti. Eccolo, coltello da sopravvivenza. Le armi sono state rimosse dai fabbricatori delle capsule di salvataggio in seguito al massacro su Obraxis Prime. Il coltello da sopravvivenza è l'unica eccezione. E beh, giustamente. Comunque, non so. Allora. Ok, le pinne. Ok, le pinne mi faranno evidentemente nuotare più veloce. La bombola. Ah, ok, me l'ha equipaggiata subito. Bombola di O2 a capienza elevata. Bombola di O2, vetro, titanio, minerale d'argento. Ok, poi la crafteremo. Spettroscopico utilizzato per acquisire progetti tecnologici e informazioni su organismi viventi. Vedi, questo lo voglio fare, figo. Lo scanner può essere usato per sintetizzare i progetti dei resti della tecnologia. Trovate e registrare informazioni sulla biologia aliena. Ok, ok, ok. Allora, il coltello suppongo che possa usarlo sia per difendermi e sia per prendere cose. Vedi, tipo questi li volevo prendere prima. Lastra di corallo, non posso prenderli, però... Ok, sì, col coltello posso raccoglierli. Bene, cosa ci faccio? Microprocessore, CPU multiuso. Ok, ci faccio questo e sembra altro, vabbè, se sembra utile. Quello non so se è buono o cattivo, ma... Beh, voglio provare a scannerizzarlo. Stalker. No, ok, non è bravo. Non è bravo e il suo nome indica tutto. Indica tutto quanto della sua esistenza. Questo è bravo? Gasopode. Ok, sì. Sì, ma scorreggia, Cristo. Se scorreggi non mi aiuti. Ok. Taglia le creepvine con il coltello. Per cosa le uso? Fibra in rete, ok, per cosa uso la fibra in rete? Il kit medico. Costruttore habitat, ecco, questo voglio farlo. Adesso io più che altro spiro a trovare altro calcare per prendere minerali. Ah, questo è arenaria. Cosa ho preso? Ah, argento, ok. Ok, rame, ok. Questo cos'è? Sale. Madonna, qua la zona è super allargata. Madonna, che ansia. Poi con sti suoni. Cos'è sta roba? Cosa sono sti cosi? Sono tipo balene. Ma raga, ma è gigantesco. Voglio scannerizzarlo. Riftback si chiama, ok. Non sembra cattivo, credo. Leviatano Riftback, ok. Questo mi interessa. Questa enorme forma di vita supera i 30 metri di lunghezza. Ok, sì, è una balena sostanzialmente. È stata classificata di classe Leviatano. Fortunatamente si nutre esclusivamente delle forme di vita simili a plankton presenti sul... Vabbè, basta, ho capito, bene. Con queste cose mi ci chiudo io a leggerle. Ciao Riftback, è stato bello conoscerti. Voglio trovare minerali e roba utile. Qua riesco ad arrivarci senza morire affogato o no? Perché vedo che c'è roba interessante. Frammento di bioreattore. Ok, non so cosa sia. Comunque devo risalire di brutto perché non ho più ossigeno. Non so se ce la faccio, ma spero di sì. Ok, ce l'ho fatta. No, ragazzi, che bello. C'è un mini Riftback. È piccolino questo. Che bello, posso farmi tipo trasportare da lui. Bellissimo. Voglio craftare questo cavolo di costruttore habitat. Cosa devo fare? Allora, microprocessore e sappiamo come farlo. Batteria sappiamo come farla. Cavetteria. Servono 2 minerali d'argento. Ah no, il microprocessore serve l'oro. Niente, devo raccogliere minerali.
Ecco, tipo qua in questo megatubo, cosa c'è? Quarzo. Ok, il quarzo ho visto che serve per fare il vetro. Ok, titanio. Ecco, titanio è l'ultima cosa che voglio in questo momento, perché non ne ho anche fin troppo. Rame, arenaria. Ok, oro, bene. Non ho visto. Argento. Cos'è sta roba? Oh! Ma Cristo! Mi è esploso in faccia. Mi ha fatto cagare addosso. Non so cos'era, ma non mi interessa. Sono stato uno stupido perché non mi sono craftato la torcia. Io spero che si veda qualcosa nel video. Ecco, il pesce di prima è uscito da qui. Zolfo delle caverne. Però facciamo veloci perché... No, 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 un altro. Scappa, scappa, scappa. Madonna, che palle. Ho già capito che questo è il mob più fastidioso del mondo. Scendiamo ancora. No, 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 ce l'ho alle mie spalle, lo sento. Ok. Se mi levo velocemente non mi caga. Provo ad andare qui dove c'erano le creepvine. Scendo. Magari qui è meglio. Altro calcare, altro sale, bene. È troppo utile secondo me. Cos'è sta roba? No, allora, qua è pieno di stalker. Cioè, madonna, perché non mi sono craftato la torcia? No, 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 raga, qui non ci vado, non vedo niente. Madonna, quanto... Ma mi sono allontanato davvero così tanto, 300 metri. Facciamoci la batteria. Poi ci facciamo. E poi facciamo il vetro. Poi facciamo la torcia. Finalmente. Questo qua rotto cos'è? Radio danneggiata. Sistemi secondari. Uso lo strumento per. Ma ho già capito che devo craftarlo sto coso. Come si crafta? Gomma siliconata, titanio e zolfo. Ok, lo faccio subito. Vediamo un attimo. Oh. Si è riaccesa la luce e mi ha dato delle informazioni riguardo il pianeta. Ok. Radio. Immagino sia utile. Non lo so. Poi segni umani. Non mi ha detto che non ce n'erano. Ok. Ascolta messaggio. E l'intelligenza artificiale mi ha detto: un'operazione di salvataggio sarà avviata in 9 ore. Ok, facciamoci sto cavolo di costruttore habitat. Si può? Allora, cavetteria posso farla. Microprocessore, mi serve il filo di rame. Ok, la batteria. Costruttore habitat. È progettato per costruire habitat in grado di resistere anche alle condizioni ambientali più estreme. Mamma mia. Ok, io seleziono quello che voglio costruire. Compartimento A1. Ah, ok, lo metto qui. E me lo costruisce. Il portello lo mettiamo qui. Ok. Posso entrarci. Bene. Oxygen production offline. Ok, non c'è l'ossigeno. Demolisci. Ok. Ah, ok, posso riprendermi i materiali e demolire la struttura così. Ma allora faccio bellissimo così, super comodo. Direi che per questo episodio è tutto. C'è un simbolo di una radio. Ascolta messaggio. Preregistrata. Ho un passeggero a bordo. Siamo atterrati a 1 chilometro dal sito dello schianto, ma ci sono radiazioni nel percorso tra noi e il punto di ritrovo. Richiediamo assistenza immediata. 6. Chiudo. Coordinate del segnale corrotte. Origine approssimativa del... Ok, sulla banca dati. È un'altra capsula di emergenza.